Salve gente, sono Larus, ed eccomi qua nella mia dinastia, nella nostra partita di Crusaders Kings 2, che diventerà anche Europa Universalis se sopravvivo, dove noi comandiamo la dinastia Brancazzo. Io sono Duca Larus I di Savoia, mio figlio è Gidulfa Brancazzo e Lele Brancazzo, stanno molto bene, uno è bleso, l'altra non ha un cazzo, e direi, ora. Direi di. Innanzitutto stiamo fabbricando un casus belli su Saluzzo. E poi dopo avevo idea di prendere qualche territorio. Innanzitutto c'è il Sacro Male Impero che è sempre un po' in subbuglio. Vabbè. Ci sono gli Asburgo al comando. E attualmente io voglio farmi un attimo amici perché, sai, sono vicino a me. Questo è un problema. In teoria, io adesso sono amico un po' con tutti. In Navarra sono capetino. Aspetta, guardiamo un attimo le dinastie che ci sono. Così. Ah, andiamo un po' tranquilli. In Inghilterra ci sono i Plantageneti. In Svezia ci sono gli Affblige. In Danimarca gli Estrid. In Norvegia gli Yngling. Beh, nel Sacro Romano Impero gli Asburgo. I Visconti in Lombardia. Qua non ci sono dinastie. Qua ci sono i Montefeltro, invece a Ancona. E anche Urbino. A Napoli ci sono i Danshu. E nient'altro. Cioè niente importante. Poi ci sono gli Ivrea, beh, i soliti Ivrea. Poi Barcellona. E poi c'è l'Orta d'Oro. Mio Dio, quanto è grande l'Orta d'Oro. Quanto è grande l'Orta d'Oro. Comunque, continuiamo sempre. Innanzitutto, aspettiamo. Io volevo fabbricare il casus belli. Stiamo utilizzando tutti quanti. Ah, innanzitutto volevo anche. Ah, Grandes Guerra Santa per la Bulgaria. Da parte dell'Orta d'Oro. Cioè, l'Ordador inizia a fare anche delle guerre sante, vaffanculo. Adesso ci mettono pure loro. Come se non ci fossero già abbastanza problemi da noi. Comunque, il mio piano era conquistare Saluzzo e dopo Montefeltro. Così entriamo in Italia, perché attualmente abbiamo solo Piemonte. A proposito, guardiamo un attimo i miei vassalli. C'è Philippe de Savoie, che è un Savoia. E non mi sta troppo bene. Ah. Poi ci sono io. Qui io. Qui chi c'è? Uno della famiglia De Genever. Avale. C'è uno di senza dinastie. Un cappellano di corte. Ah, mia moglie è di nuovo incinta. A proposito, ricordo di scrivere se volete nei commenti come chiamare i miei figli. Io attualmente ho anche già un po' di nomi già presi. Tipo Iesu, Pera, eccetera, eccetera. E poi Rabbit, che non ci sta. Vediamo un po'. Comunque, aspettiamo, vediamo il mio figlio sarà maschio, femmina o aborto. Spero maschio. Ah, una femmina. E la chiamerò. Daniegidulfa. Daniegidulfa, ecco. La mia figlia, vediamo com'è nata, se è nata bene oppure è nata ritardata. No, è nata bene, non ha problemi. Ah, ok, abbiamo più rinforzi. La mia Gidulfa se la sta cavando bene. Dovrei anche organizzare un matrimonio fin da subito. Vediamo. Re di Cipro. Ah, Cipro ha un re. Vediamo di organizzare un matrimonio per mia figlia, innanzitutto. Re dell'Abissinia. Non mi importa.
No, al momento non c'è nulla, tranne il re di Castiglia. Re di Castiglia mi interessa. Magari se riesco a sposarlo, posso comunque renderlo abbastanza mio alleato. Anche, cioè, non lo faccio proprio un risposo subito, però faccio una promessa di matrimonio e poi dopo vediamo come fare. Perché Castiglia è importante, è uno stato importante, quindi dobbiamo tenerci. Quindi vediamo se ci sta. Matrilineare, ovviamente no. Matrimonio normale. Ok, bene. Così magari in futuro saremo alleati. Qua ci invece sono i Salamanca. Boh. Continuiamo sempre così. Aspettiamo. Tempo di faccia, bisogna sempre aspettare qui. Ah, ok. C'è stata una di quelle situazioni che non vuoi dire la verità. Se non, nel caso se non vuoi ferire una persona. Ma allo stesso tempo, l'onestà è una virtù. Le bugie non hanno mai fatto nessuno, male a nessuno. Oppure, alla fine, essere onesti e dire quello che si vuole. Onesto da più diplomazia. Meno intrigo, più diplomazia. Sì, la diplomazia è importante. Intanto l'intrigo non mi importa. Ok. La Chiesa vuole fare un gioco del miracolo. Oppure istituire un miracolo. Per un giorno del miracolo, scusate. Per un nostro santo locale. E dicono che dovrei pagare qualcosa. Oppure posso pagare a prendere pietà. O mi pare che si chiami tipo qualcosa tipo religioso. E comunque sì, voglio pagare. Intanto dei soldi io le cago. A proposito, devo anche migliorare i miei edifici. Capitale di Chambéry. Che credo che sia la nostra capitale. Faccio un po' di barracks, che sarebbero delle. Non mi ricordo come si chiama barracks. Ah, ok, possiamo utilizzare il cas. Lì, prendere un casus belli per invadere Saluzzo? Io direi sì, utilizziamolo. Anzitutto, sono alleati con qualcuno. Sono alleati con i conti di Monferrato. E con il conte di Urbino. No, invece, vediamo un po'. Anzitutto. Se Castiglia non ci potrebbe aiutare, Napoli credo di sì. Ah, sono in bancarotta. Jihad per la Mesopotamia, a me non me ne frega. Ok. Mi ho dichiarato guerra, ora possiamo chiamare qualcuno. Conte Carlo di Napoli. E prendiamo tutte le nostre truppe. Mettiamole qui. No, non possono entrare in guerra, non importa. Castello di Belvoir. I cavalieri di San Giovanni hanno stabilito un nuovo castello nella contea di Safed. È stato garantito il permesso dal nobile Stefano di Tiro. Ah. Da questo castello qua verrà conosciuto come Castello di Belvoir. Non so. Io so che i cavalieri San Giovanni sono stabiliti a Creta, Rodi, a queste parti qui. Innanzitutto, mettiamo tutte le nostre eserciti. Che ora mettiamo come Harry Baron, il nostro barone, poi dopo metto anch'io come comandante, anzi io metto come comandante dalla centrale, io non sono bravo nel comandare truppe, però mi sa che può far bene. Io prendo un mio vassallo anche nell'esercito. Ah, devo educare mia figlia, a farlo educare da me, perché io sono un'eminenza grigia. E lei potrebbe diventare un'eminenza grigia. Loro possono assediarmi tutte le terre che vogliono, a me non è che me ne freghi troppo, troppo, troppo. Continuiamo a assediare Saluzzo.
Saluzio inoltre è una città molto importante, soprattutto nell'Alto Medioevo, poi dopo adesso è una città nel Piemonte. Carina, ma non è tutto sto... Ok, ci sono stato un po' a Saluzzo, cioè non ci ho vissuto, cioè sono stato un paio di volte. Nota per le persone che vengono possedute dal diavolo, ho sempre sentito persone possedute a Saluzzo. Non so, a Saluzzo non so che cosa ci sia di... Così tanto posseduto. È una città molto religiosa. Ci sono tantissime chiese. Tantissime. Ma c'è pure una contea. Quindi. Sto assediando il castello di Saluzzo. Mi pare che non ci fosse un castello a Saluzzo. Beh, però adesso andiamo a assediare la città più utile del mondo. Cuneo. Poi dopo Pinerolo. Che è proprio attaccata a me. Che bello sentire questi territori qui. Tipo Settimo, Novara. Ivrea. Abbiamo finito, cioè no, abbiamo perso la sede di Albon, ma noi non ci interessa molto perché gli stiamo assediando Saluzzo. Ora mi sa che verranno a darci un po' di botte, però a me non importa. Ah, vanno a assediare il Piemonte. Bene, fate quello che volete, io vi assedio Saluzzo. Niente di che. Una cosa che non mi piace di Crusaders Kings è che non ci sono i diritti di passaggio. Ok. Stavo ispezionando un danno effettuato a una torre in Saluzzo, quando ho visto la testa di Cidulfa apparire fuori dalla finestra. Era 50 metri da sopra il terreno. Cosa dovrei fare con questa figlia curiosa? Beh, la curiosità non ha mai ucciso nessuno. Oppure insegniamogli una lezione. Oppure... impediamogli di salire sulla torre. Ok, se diciamo la curiosità non ha mai ucciso nessuno, può diventare o onesta, 50%, o coraggiosa, 35%, o ferita, 10%, oppure... come si chiama? Pure lì, menomata, 5%. E l'opinione di Ecidulfa nei miei confronti sarà gravata per 5 anni. Oppure insegnare una lezione. Ah, ovviamente se si... Sì, se si ferisce. Oppure insegniamo una lezione, 80% che si rimane menomata, oppure 20% che muoia. Cioè, che cazzo, la vuoi ammazzare? Oppure dire no, non salire, potrebbe diventare o disonesta o pure fifona. Io direi, la curiosità non ha mai ucciso nessuna. Ed è diventata coraggiosa. E ha 2 di forza marziale e 2 di difesa. Ah, ha una figlia curiosa. È molto, molto coraggiosa. Bene. La casata Brancazzo sta stampiando. Ampliandoli nel mondo, adesso siamo in 4. Mi serve solo un altro figlio maschio, che così posso espandere un altro ramo della casata. Ah, ok, hanno vinto la guerra santa, hanno fatto lì i mongoli. Ok, stiamo assediando continuamente Saluzzo, tutte queste zone qui. Ora Pinerolo, il biscopato di Pinerolo, diciamo la chiesa di Pinerolo, non so come chiamarla. Ah sì, mi avete detto di installare la mod. Io lo farò il più presto possibile, solo che mi sono dimenticato. E solo che non c'avevo voglia di installarmela attualmente, quindi faccio il video e credo al prossimo apparirà questa mod della traduzione. Tanto sì, abbiamo praticamente vinto e andiamo a distruggere le ultime forze di resistenza. Arriveremo il 22 gennaio, loro stanno scappando ovunque. 22 febbraio, 6 febbraio, blocchiamoli. Ok, il mio vassallo Guescerin di Vercelli, che è un mas... il sindaco di Vercelli, mi ha detto il più... tra i più illustri duchi... ducati, duchi... Larus Primo, i borghesi di Vercelli... Non possono pagare le tasse, non, le nostre casse sono vuote.
Posso chiederle umilmente di abbassare le tasse? Posso dire va bene, oppure no, oppure ti spiegherò perché non posso. E io dirò, ti spiegherò perché non posso, perché ho un'alta chance di convincerlo diplomaticamente. Sì, li stiamo combattendo. Ah, sono diventato fifone dalla battaglia. Beh, la guerra non è fatta per me, va bene. Va bene. Ok, sono diventati. Saluzio è diventato il mio regno. Cioè, una mia contea. Ora direi di puntare gli occhi su Monferrato. Quindi ci stiamo espandendo in Italia. L'ultima puntata ricordo che ho perso Neuchâtel. E mi dispiace, però l'ho persa. Questo qua, io e lui siamo amici. Però sì. Molto bene, io non voglio aver problemi col Sacro Romano Impero. Mi hanno già dato troppi fast. Cioè, mi hanno dato troppi problemi quelli lì, perché conquistano sempre lì a conquistare. Reclamare i loro diritti. Del cazzo, sti tedeschi. Ok, mio figlio, adesso lo devo educare. Farò educare da me. Mio figlio si potrebbe anche già sposare con qualcuno. Principessa del Sacro Romano Impero. Fammi vedere. Sarebbe male. Tuo padre era il vecchio Kaiser? E tu. Il tuo lord del conte di Nassau? No. Aspettiamo ancora un po', poi è troppo grande. Io preferisco. Poi dopo quando ovviamente l'età legale per sposarsi è 18, 16 anni credo. E quindi da lì si possono sposare, possono avere figli. Mio signore, lì abbiamo fatto il casus belli, possiamo utilizzarlo. Ci costerà un po' di oro, un po' di prestigio, ma a noi non ci importa. Possiamo anche dichiarare guerra al Monferrato subito. E direi di invaderli subito. Subito, subito, subito. Arrivare qui, prendere Monferrato e ce ne andiamo. Magari annientiamoli prima un po' l'esercito. Ah, io sono diventato proprio. Non sono bravo per comandare gli eserciti, quindi darò il comando delle persone capaci. Ok, ho guardato mia figlia Gidulfa giocare con un altro bambino ieri. E ho notato che non vuole prestare i giochi. Oh mio Dio, stai diventando una giocatrice di Xbox One. Ah, tra poco non va bene. E Gidulfa, posso dire, va bene, dai. E diventerà, come si dice, greedy. Greedy mi pare che voglia dire tipo avara. Oppure. Ha bisogno di una frusta. Oppure. Facciamoli leggere della lettura sulla carità. Oppure. Facciamo in modo che la Sacra Vergine la salvi dall'inferno. Io direi da darle il tratto caritatevole. Sì, bene, che così diventa un'aspra diplomatica. Ma già sei di diplomazia e 8 anni. È geniale la mia figlia. Intanto andiamo a conquistare il Monferrato. Qui c'è Monferrato, poi dopo Asti e Casale. Continuiamo ad andare a velocità massima. Così poi dopo saremo in contatto con la Lombardia. Tanto mio figlio, che cazzo stai facendo? Il mio figlio Lele. È un po' troppo caritatevole. Ecco, uno al contrario dell'altro. Ha dato il suo più nuovo giocattolo a un figlio di un fabbro. Sta diventando buono. Oppure, come si dice? Acclamiamolo in pubblico. Oppure,
ringraziamo il Signore per le virtù di Lele, e oppure la carità è per i deboli. Io direi, sta diventando buono. Così. Ma chi è Maria? È mia. Ah. Ma direi. Andiamo in pubblico e diciamo: sei bravo. Quella mia persona corta mi odierà, però non importa. Solo un mio servetto. Servetti della gleba. Ah, ok. L'assedio sta andando bene. Abbiamo preso un po' di punti della tecnologia. Possiamo migliorare qualcosa? Nada. Nada de nada. Ok, abbiamo conquistato il castello di Saluzzo. Abbiamo trovato l'erede della contea di Saluzzo. Dentro le prigioni. Ed è un imbecille. Meno 8 di marzietà, meno 8 di intrigo, meno 8 di diplomazia, meno 8 di tutto. Mio Dio, ma sei un idiota. Hai detto padre era re di Aragona. Sei un imbecille proprio allora, figlio. Beh, lo teniamo in prigione, non facciamo una. Oh mio Dio. Sono diventato incapace. Ah, sono diventato praticamente pazzo. Ok, i miei figli, ovviamente non posso più educare i miei figli. Sono diventato pazzo, sapete com'è? Cioè pazzo, sono ritardato, infermo, oh, sì, infermo. Ok, mio figlio Lele lo farò diventare un'ombra elusiva. Ci sta un'ombra elusiva. Poi la mia altra figlia la farò diventare una mastro teologa. Sì, mastro teologa. Adesso chi è diventato il mio reggente? Oh no, è diventato il mio mastro delle spie. Ed è uno dei Savoia. Non va bene. Dovrei farlo uccidere. Però non posso. Io spero di morire molto in fretta adesso. Posso morire molto in fretta? Sono morto. Bene, ok. Duca Lele. Congratulazioni, Spartan Lele, adesso sei diventato un duca. Io sono morto. Sono morto in coma, nel letto, all'età di 56 anni. Ora i pretendenti sono Egidulfa e Dani Egidulfa. Vabbè, pazienza. Innanzitutto, inizierei dando a mia sorella. Io dovrei anche poi dopo mettermi avanti e tentare di sposare qualcuno. Principessa del Sacro Romano Impero ci potrebbe anche stare in futuro. Comunque il conte di Savoia è diventato comunque reggente. Io per altri 8-9 anni, 9 anni sarò ancora bimbo e non potrò regnare. Cioè non. Sì, regnerò ovviamente, però non posso comandare. E il mio vassallo Conte di Ginevra mi ha nominato pretendente. Vuole prendere la corona? Io dirò no. Ed è dichiarato l'indipendenza. Ok. Va bene. Facciamo pace con sti qui. E adesso andiamo a distruggere la ribellione. Sì, quando ci sono questi cambi di personaggi capitano sempre queste cose qui. Perché non piace a nessuno di questa roba. Innanzitutto io mi farò educare. Da? Te. Innanzitutto continuiamo ad andare avanti. Ovviamente se vincerò questa ribellione è più probabile che i miei vassalli mi amino. Perché se vince ribellioni è probabile veramente che tutti staranno simpatici, quindi va bene. Intanto i miei vassalli, vediamo un po'. Quelli maggiori mi amano. Il conte Filippo di Savoia mi ama perché ho tanta diplomazia. Ah.
Quando stavi cavalcando in uno dei corridoi vuoti del tuo castello, hai notato una Trusty Wooden Stick Horse? Ah, un cavallo di legno. Quando hai visto il tuo reggente, Conte Filippo di Piemonte, l'hai visto prendere aria nel balcone, con la schiena girata verso di te. Posso decidere di caricarlo e può morire, oppure può essere ferito, oppure posso dire no, io sono bravo. Lele! Cosa faresti in una situazione del genere? Lele. Dovete sapere che Sparta Lele fa scherma, quindi è probabile che farebbe qualcosa del genere, quindi divertiamoci. Sei morto? No, sei ferito. Oh, scusa, mi dispiace. Questa situazione qua è divertentissima. Lele. Ma sei anche bleso, quindi. Oddio. Comunque, lì stiamo andando avanti con l'asse di Ginevra. E tutto bene. Ovviamente c'ho ancora un'alleanza con Napoli. Fammi controllare. In teoria no. Comunque, c'è uno mio vassallo che chiede di essere il cappellano di corte. Io dico, vabbè, intanto sono il cappellano di corte. Vai a ricercare tecnologie culturali. Lele. Boh, continuiamo a assediare Ginevra. Abbiamo quasi vinto. E abbiamo anche trovato Agnè di Ivrea. Bene, ok, praticamente continuiamo ad andare avanti così. Con l'assedio. Possiamo anche educare mia figlia. Cioè mia sorella. Farò educare da te. Mi hanno chiesto la pace, si arrendono e va bene. Io innanzitutto non toglio la to tol tolgo la nomina di Conte di Ginevra. Adesso lui è diventato Duca delle Fiandre, no, Cato Duca di un cazzo. Adesso io ho 5 con te, su, è il massimo che posso avere 3. Boh, che dire, io mi tengo così. Tutto quanto, io aspetto di avere poi dei figli. Magari riesco a fare tutto. Ah, è morto il prete. Ti faccio insegnare tutte le tue cose che hai bisogno adesso qui. Ok, bene. Ah. Perché oggi devo andare a scuola invece di giocare Chi ha paura del Cavaliere Oscuro con i miei amici? Il mio volere conterà più. Non so che cosa vuol dire, ma è will shall count. Non lo so. Cosa vuol dire? Ah, sono diventato orgoglioso. Proud. Più prestigio mensile. Molto bene. Sotto dovrei anche pensare di far sposare Lele. Con la contessa di Parigi. Sì. Sì,
Se sposo la contessa di Parigi c'è una probabilità che in futuro Parigi diventerà parte del mio regno. Sì. Quindi con un conte di Parigi. Molto bene, che così prenderò anche Parigi come piccolo territorio, che è un territorio importante, cioè ricco. E sta bene. La mia madre Eleonora e non è contenta che non è ancora sposata. Ma madre! Bene, troverò qualcuno. Ti faccio sposare, madre. E ti faccio sposare l'ultimo dei coglioni. Ti faccio sposare sto qui. Aspetta, ma Eleonora di Napoli è mia madre, sì. Che ti faccio sposare? E qui, dai, tieni questo marito qui e non rompermi il cazzo, madre. Ok. Ho mia madre che si vuole sposare. Vabbè. Va bene. Ok. Ah, dopo anni di piani, di intrugli mentali. Oh mio Dio, quando hanno conquistato tutto? Comunque, il conte Filippo di Piemonte ha preso un grande esercito e vuole andare a prendere qualcosa. Chi vuoi prendere? Dove stai andando, scusa? È andato qua giù? Ok. Che cosa stai facendo? Io non lo sto. Non lo so, eh. Conte Filippo di Savoia. Ok. Ah, il mio prigioniero chiede qualcosa. Io dico, vabbè. Stai dentro le celle oscure. Vabbè. Comunque il Conte Filippo ha perso tutto l'esercito qui. Mi mostro le spie. Che l'ho ferito. Cioè che lei l'ha ferito. Ah, non posso guardare negli occhi degli stranieri perché ho paura che mi facciano male. Io sono diventato timido. Ah, vabbè, sono diventato timido. Piccolo. Lei è timido. Divertente tutta lì chiamare queste cose qui, personaggi con nomi di reali. Strano, è troppo strano, io trovo stranissimo. Boh, pazienza. Continuiamo ad andare avanti. Hanno fondato una fazione al mio regno. Ah. Principe Conte di. Ah, sono diventato crudele. Timido ma crudele, tipo. Io ti voglio strappare gli occhi, ma non lo farò a bassa voce. Mio Dio. Lele, stai diventando completamente pazzo. Cioè, stai diventando. Sei orgoglioso. Crudele. Timido. Caritatevole. Bleso. Mio Dio, ma sei. Ma che cazzo, Lele? Comunque, aspettiamo un po'. Tanto qui. Cosa sta succedendo? Guerra con. Obizzo, chi è Obizzo? Ah, boh. Ah! Questo conte qui ha fabbricato un casus belli da me. Beh, non possono utilizzarlo, mi pare.
meno che diventeranno indipendenti. Io sono amico col Sacro Umano Impero. Cioè, spero di sì. Perché non posso sopravvivere al Sacro Umano Impero. Ah. Ah, il mio reggente è stato cambiato con un altro. Chi è sto qui? Del casato d'Aosta. Ah. L'altro tizio? Ah boh, Conte Filippo di Piemonte, boh, fa il culo, se n'è andato via. Cioè, ancora lì il mio... Come si chiama? Non mi ricordo. Non mi ricordo più. E ancora lì il capo delle spie, però ha cambiato. Non ho capito tanto. Mia sorella Cidulfa sta diventando maggiorenne. Tra poco. Ed è un po' malata. È diligente. E orgogliosa. È caritatevole ed è coraggiosa, cioè mia sorella è geniale. E c'è Lele. Ah. Posso diventare cultura occitana? Preferirei di diventare di cultura italiana io. Se possibile. Però mi pare che devo prendere tipo un tutor italiano o qualcosa del genere. È un casino. Ah, il mio cappellano di corte è morto. Pazienza. Ti ho rimpiazzato, non sto qui. Ah no, 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 devo ricercare tecnologie culturali con te. Poi il 6 marzo posso farlo, Ah, innanzitutto devo spendere un po' di soldi. Tipo, volevo prendere un campo della milizia, anzi un campo d'addestramento a Chambéry. Bene. Tanto vediamo un po' la mappa del commercio, che non è importantissima, però giusto per curiosità, per vedere cosa succede. De Ansa, Venezia, Genova, Pisa, Genova. Venezia ha tutto. Lanza. Che cos'era già Lanza? Non mi ricordo. Ah, non possono pagare le tasse. Vabbè, diminuiamo le tasse. Quella lei sta diventando un po' strano, eh. Particolare. Ah, mia sorella è diventata di maggiore età ed è diventata una maestra teologa. Sì, facciamo sposare mia sorella maggiore con quello lì. Va bene così. Facciamo prestigio, tutto quanto. Mia sorella si è sposata, bene. Leggi tuffa. Dobbiamo sperare di non morire. Perché se no c'è una probabilità che mia moglie, cioè mia sorella, diventerà regina di Castiglia. E quindi la casata potrebbe terminare lì. Dovrei fare troppi casini. Quindi spero di non morire. Lei mi ha chiamato con una guerra contro un sultanato. Accetto, però non faccio un cazzo. Sto qui. Sappiatelo, eh. Accetto, sì, vengo in guerra. Sicuro. Forte sicuro come un siluro. Ah, sono diventato malato. Non devo. Non devo morire. Non devo. Ah, bene. Sto di nuovo bene. Eccomi qua. Sto bene. Ah, possiamo. Ah, il mio maresciallo
mi ha dato l'idea, io posso adottarle spendendo soldi o no? Io le adotto, che così possiamo avere un po' di tecnologia, tipo su qui. Qui, ecco. Ah, il principe dell'Ansa ha chiesto un matrimonio con mia. Come si chiama? Un mio tizio a corte mi dà 113 di oro, va bene. Prenditela pure. Vedo che cos'è questo regno di Trinacria. Non lo so. L'Europa un po' spezzettata. L'Orda d'Oro ha conquistato il mondo. Il mondo! Ah, sono diventato giusto. Bene. Il mio guardiano ha detto di non diventare giusto. Ma non ha senso! Cioè, un tratto giusto che avevo, cioè buono, me lo toglie. Stronzo. Boh, sono diventato di età maggiore e sono diventato un'ombra elusiva. Cioè abbiamo tanto, 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 tanto intrigo. Ma veramente tanto. Tanto intrigo è buono. Vorrei diventare... migliorare innanzitutto. Cioè siamo anche messi abbastanza bene in tutto tranne in capacità di contare i soldi lì, che però dobbiamo migliorarla. Quindi miglioriamola. Mi è morto un altro cappellano di corte. È possibile che tutti i miei cappellani di corte muoiono subito? Ah, e tu ricerca tecnologie militari. Marisciallo. Ah, già, devo anche rendere in Lombardia. Tipo a Pavia. A reclamare delle terre. Mi sposto in Italia. Guarda che bello che lele. Che fiero. Boh, gente, credo che per questa puntata sia tutto. Votate, commentate. Ci sentiamo alla prossima. Dario è tutto. Ciao.